quindi sempre meglio iniziare dal leader. Allora, questa è la pagina dedicata alla creazione del personaggio. E, come abbiamo parlato in sede di articolo, che poi vi linkerò anche sulla chat, se volete andarlo a leggere o comunque è presente sul nostro sito che è gamesurf.it. Una cosa importante è sapersi destreggiare all'interno di questo menu e soprattutto avere un po' di pazienza perché la versione in nostro possesso, quindi quella che state vedendo adesso, non ha la localizzazione in italiano. Sono dell'idea che dovranno inserirla perché guardando sul mercato videoludico dicevano che c'era anche la localizzazione e in effetti la versione PC ce l'ha, pertanto non vediamo la ragione per cui dovrebbe mancare. Chiaramente se la localizzazione aiuterà il giocatore meno, diciamo, meno conoscente della lingua anglosassone per destreggiarsi un pochettino di più, anche perché il gioco, ragazzi, considerate che è per la maggior parte dei casi tutto scritto, dovete leggere tantissimo. Allora, tornando al discorso della creazione, direi che un buon leader, se vogliamo farlo, insomma, che deve guidare il gruppo, gli mettiamo il carisma, gli mettiamo, allora, considerate ragazzi che i punti caratteristica si avvicinano moltissimo a quelli che avete visto nei giochi di ruolo passati o comunque quelli che abbiamo visto anche in Fallout. La coordinazione aiuta, come vedete, anche nel lato basso sinistro della schermata, aiutano, diciamo, alcune statistiche. Coordinazione sono punti azione, utilissimi nel sistema di combattimento, e ovviamente la capacità di colpire da lontano, che è una cosa, diciamo, relativamente importante, a meno che non vogliamo scegliere di fare un tank. Pertanto io direi di lasciare la fortuna, che comunque è buona per l'evasione e la capacità di critico. E magari potremmo, allora, levare forza, che forza comunque va a influenzare la capacità di carico e anche un pochettino i punti vita, però direi che è molto più importante da fare per un tank. Quindi lasciamo forza a 2 magari e potremmo mettere combat speed, mettiamo anche intelligenza e poi, che intelligenza ragazzi è buonissima per gli skill point per livello. Allora, se andiamo a 6, vedo che non cambiano gli skill point diversi, non cambiano, insomma, restano sempre 3. Quindi io direi di fare una cosa. Allora, intanto vediamo un pochettino di fare così e vediamo se mettere fortuna. No. Questa va, mettiamo a 4, così abbiamo una capacità di evasione un pochettino maggiorata e diciamo che è un personaggio che ci occuperemo di approfondire nelle abilità. Le abilità si suddividono in combat, quelle che vedete quindi del combattimento, knowledge, che sono le abilità di conoscenza, mentre invece le generali, le general skills, fondamentalmente vanno ad aumentare quelle che sono, diciamo, dei perk abbastanza utili. In questo caso metteremo leadership, che ovviamente, come potete vedere, riduce la probabilità che i vostri che i vostri compagni ignorino gli ordini del combattimento, e questo ragazzi è importante perché altrimenti vedrete che capiterà che entreranno in una sorta di rage e faranno un po' come gli pare. Questo potrebbe essere scomodo in sede di combattimento, anche perché i combattimenti non sono così semplici come potrebbero sembrare. Mettiamo anche una capacità di barter, quindi di commercio, e allora sulle knowledge potremmo inserire magari, no, forse le knowledge skill le metteremo per il nostro fondamentalmente ladro, definiamolo così, anche perché teniamo l'approccio fantasy, e direi di dargli un'abilità per le pistole, che è molto comoda, anche perché sono le armi che troveremo maggiormente, e mettiamogli uno shotgun, va, facciamo un danno un pochettino più, così vi faccio vedere anche interazioni diverse per il danno ad area. Come vedete, alcuni punti caratteristica hanno un rombo colorato che determina comunque la possibilità di acquistare un perk, ok? Che vedete lì acquistabile. In realtà lui lo sblocca, però poi lo dovete acquistare nell'apposita parte della scheda.
Quindi io direi a questo punto di lasciare handgun, che sono le pistole, e shotgun, poi gli diamo, torniamo sul general skill magari, e visto che queste costano 2 skill point, ah no ragazzi, mettiamo, che può essere una cosa decisamente positiva, mettiamo le capacità anche di dialogo, quindi hard ass, che è sempre utile, potremmo anche mettere kick ass o smart ass, diciamo potrebbe essere. Ma mettiamo smart, un approccio intelligente. Ok, quindi abbiamo, diciamo, inserito un po' di abilità per il nostro leader, che per il momento dovrebbe andare bene, e con il quantitativo di intelligenza che gli abbiamo messo avremo molti punti azione, che 7 è un buon numero, e anche dei punti, diciamo, dei punti abilità per livello, che quelli ci serviranno molto. Quindi direi che possiamo andare avanti. La Director's Cut per PlayStation 4 aggiunge i Quirk. Considerate ragazzi che sono abbastanza particolari questi Quirk, che si rassomigliano molto anche a quelli che erano selezionabili per il vecchio Fallout. Scusate ovviamente i voli da un lato e dall'altro, però è doveroso comunque farli in questo caso per Wasteland. E aggiungono ovviamente dei benefici, ma anche delle brutte, insomma, dei brutti drawbacks, cioè abbiamo in questo caso per esempio potremmo avere un beneficio sul danno con le abilità di spade, mazze e brawling, sarebbe a mani nude, mentre invece però avremo un meno 50% al critico di base, che non è poco ragazzi, 50% è praticamente 1 su 2. Quindi io direi in questo caso, perché io non li ho utilizzati, vi dico la verità, o anzi ho utilizzato solamente ascetico. E poi vi spiego perché, l'ho fatto con il ladro, quindi direi di proseguire con la scelta di nessun quirk e andiamo avanti, creiamo un altro custom ranger, questa volta andiamo un po' più veloci ragazzi, purtroppo non si possono generare, cioè se scegliamo il manuale non possiamo fargli mettere cose random, quindi questo qui lo chiamiamo Johnny, Johnny Boy, ovviamente lo facciamo maschio. Lo facciamo tank, quindi gli mettiamo una faccetta niente male, ecco, facciamo bello cafone, dopodiché customizziamo l'apparenza cambiandogli ovviamente, allora mettiamogli, c'è un casco più carino? Mi sembra di no, vediamo, ma lasciamogli questo, chi se ne frega, gli mettiamo questo casco, allora, poi andiamo sul torso. Bella armatura, così lo riconosciamo. Vediamo se ce n'è un'altra. Sì, una bella armaturona. Almeno lo riconosciamo subito come tank del nostro gruppo. Pantaloni orribili. Ecco qua. Bello cafone. Lo facciamo pure bello alto. Così mette pure paura magari. Allora, per il tank ovviamente io direi di togliere quello che può essere il combattimento a distanza. Cosa che non ci interessa. Quindi lo facciamo veramente, anzi lasciamogli due perché almeno gli action point sono utili. Andiamo a rafforzare la forza, che ovviamente ci serve per il trasporto, ma ovviamente anche per il danno con le armi in mischia. Gli mettiamo allora carisma, non ci interessa che sia carismatico perché il nostro carissimo tank deve solamente combattere. E lo facciamo, mettiamogli almeno uno di intelligenza, velocità, così una buona capacità di evasione. Leviamo, possiamo levare coordinazione così rimangono 7 e gli mettiamo altra velocità, compensiamo di qua. Quindi ha più evasione, 10% di evasione ragazzi non è poco. E quindi passiamo alle combat skill, ovviamente gli mettiamo bladed. Io direi anche blunt, ragazzi, perché comunque si trovano diverse armi nel corso del gioco, pertanto è sempre meglio spaziare. E visto che di qua non abbiamo nulla di particolare, anzi, forse possiamo mettere la forza bruta, che comunque è una skill che sarà utilizzabile nel corso del gioco. E knowledge skill, ma mettiamogli forse una cosa di demolizione, ma proprio perché vogliamo magari diversificare un po' e poi aggiungiamo punti alle blade. Oh, così ci abbiamo già
la possibilità di sbloccare self defense, quindi allora, e comunque abbiamo più critical chance, quindi più danno critico, e possiamo utilizzare il colpo preciso. Ragazzi, colpo preciso è un'altra cosa, un'altra novità di questa edizione, e adesso ve lo faccio vedere, insomma. Quindi anche qua, ragazzi, vi dico la sincera verità, mettere Heavy Handed, che comunque è il danno, insomma, non è proprio una cosa positiva, perché come vi dicevo prima, 50% in meno del danno critico è veramente troppo. Quindi io per i miei bei ragazzotti non ho utilizzato Quirk, tranne che per la ladra, che ora faremo. La ladra la chiamiamo Frega, così Frega che te rifrega, gli cambiamo il portrait, la facciamo così, un po' giapponeggiante. Andiamo a cambiare il portrait, vediamo se ci sono capelli si accostano, ma quasi sicuramente sì. Oddio, guarda che quei capelli assurdi. Non abbiamo capelli. Ah, eccoli. Però mettiamogli gli occhiali in testa, ma così siamo più. Allora, head gli mettiamo la faccia così. Torso cambiamo un pochettino. Magari mettiamo questo, sì, lasciamo le cose rassomiglianti, mentre invece i pantaloni facciamo così, dai. Skin tone un po' più, diciamo, giapponeggiante. Andiamo avanti. Allora, questa dovendo essere la nostra ladra, dovrà avere. Allora, gli dobbiamo mettere vision range. Ecco, questo potrebbe essere importante. Allora, intelligenza a palla, perché ci servono molti skill point. Carisma, glielo leviamo. Non ci interessa. Allora, velocità, ragazzi, importante, ma fino a un certo punto, perché la nostra ladra colpirà a distanza, quindi coordinazione dovrà essere coordinata per aumentare l'attacco, gli action point, e per aumentare l'attacco a distanza, quindi un buon 7% non è male. Allora, io ho visto che molte persone approcciano togliendo anche la fortuna, quindi leviamo la forza, giustamente. E così mettiamo altra coordinazione. Abbiamo 10 action point e una buonissima possibilità di andare a fare critico. E allora, vediamo un po' se mettere questo oppure se fare qualcosa di velocità. Iniziativa, questa passiamo a 10, mentre invece qui passiamo sempre a 10. Evasione 6%. A questo punto mettiamo velocità, che va a intaccare più punti. Vediamo un po', ok, mettiamo così e mettiamo così, perfetto, abbiamo capacità di evasione, però no, aspettate ragazzi, scusatemi, preferisco mettergli meno velocità, perché? Perché con percezione abbiamo la possibilità di accorgerci di dei dettagli del mondo che ci circonda, e questo è importantissimo da utilizzare nel momento in cui abbiamo allora 7, quanto cambia? No, iniziativa, non cambia niente, gli mettiamo intelligenza e poi vi faccio capire perché metto il punteggio a 9, anche se facciamo un test al volo, scusate, 4, 5 punti, beh, perfetto. Allora, andiamo sulle abilità. Combat skill mettiamo sniper. Oh, scusate, sono andato troppo giù. Sniper, quindi fucile a distanza da cecchino. Poi alarm disarming, quindi disarmare le trappole. Mettiamo il lockpicking, chiaramente. Il safecracking. Mechanical repair che non ci dispiace. Vediamo sul general se c'era qualcosa che non mi ricordo. E percezione, quindi la possibilità di vedere intorno a noi se ci stanno delle cose nascoste. Che ragazzi, questa qui è una cosa molto importante da inserire. E per la ladra utilizzerò l'unico quirk che ho utilizzato anche nella mia partita principale, che è quello che ci dà più 5 skill point, utilissimo, e più un attributo alla creazione, però non ci farà utilizzare nessun trinket. E ok, Remy, Johnny, Frega, facciamo un altro
Facciamo un altro ometto, che sarà il medico, che ragazzi ci serve assolutamente. Facciamo un medico indiano. Considerate ragazzi che potete cambiare molte cose del vostro personaggio, potete addirittura cambiare anni, anche la nazionalità e la religione, pensate un po'. Ma non ci stanno i capelli da indiano? Sì, cioè, eccoli, capo Tatanka. Allora, cambiamo il torso, abbiamo qualcosa di indianeggiante. Queste cose mi fanno quasi... Mio Dio, che cosa c'ha addosso? Terribile. Dai, dai, qualcosa... questo col teschio, sì, ci piace. Ignorantello. Legs, così con la fibbia. Bello ignorante. Eccolo qua. No, così, mi piace di più, col coltellaccio che esce fuori. Allora, andiamo avanti. C'hai ragione anche tu, amico mio. Allora, mettiamo il nome, lo chiamiamo Tatanka, no, Tashunka. Ok, qui come vedete potete anche selezionare per esempio che fuma. Fuma ossa. Religione, ma proprio perché ve le voglio far vedere, indigeno, e potete selezionare l'etnia e addirittura scrivere una biografia, un post-it su PlayStation, magari su PC era un po' più simpatico. Allora ragazzi, ovviamente dovendo essere un medico, leviamo anche qui il carisma, leviamo la forza perché lo facciamo combattere a distanza, e io metterei comunque allora l'intelligenza almeno per 3 punti per livello, che ragazzi sono molto importanti, e mettiamo la possibilità di vedere un po' coordinazione, così c'è un danno a distanza. Io gli metterei anche un po' di fortuna, così aumentiamo il critico e la possibilità di evasione, e un altro di speed che non è male, quindi è anche veloce. E io direi di mettere allora altro carisma, altra intelligenza, scusate, però ci rimangono sempre 3, quindi non, è meglio non esagerare, magari mettiamo un'altra speed e un'altra coordinazione, così colpisce un pochettino di più di qua. Invece gli mettiamo le skill mediche, quindi field medic e surgeon, surgeon e chirurgia, servirà ovviamente per tirare su i personaggi che... diciamo cadranno a terra privi di sensi, perché come nei giochi di ruolo ovviamente non morirete subito, ma il vostro personaggio cadrà sul terreno perdendo i sensi fino a un determinato momento in cui la tempra non gli reggerà più e quindi moriranno definitivamente. A questo ragazzetto gli mettiamo un bel submachine gun, che sono ottime da utilizzare, assault rifle. E vediamo un po' un toaster repair, che forse ci può essere utile. E poi, visto che outdoorsman, allora questa ragazzi non la sto mettendo perché, conoscendo il gioco, so che incontrerò un personaggio già quasi all'inizio, anzi no, subito all'inizio, che avrà questa abilità, quindi non la metto a lui. Pertanto direi di mettergli altro field medic, magari sì, così ci aiuta ad avere più benefici dalla cura. Direi che è una cosa ottima. E anche lei posso mettergli... No, che Hannibal Aspen, ascetico, così abbiamo anche lui, scusate. E direi di andare avanti. Allora, questa è la difficoltà, ragazzi. Possiamo mettere Rookie, che è un approccio molto più, diciamo, semplice. Seasoned è la modalità normale, se vogliamo. Che comunque, ragazzi, non vi pensate, può sempre rivelarsi, diciamo, ostica. E Ranger e Supreme Jerk, che sono ovviamente... cose che possono trascendere. Sicuramente come primo di primo acchito io vi consiglierei Rookie. Però per adesso mettiamo Seasoned, così almeno vi facciamo vedere un pochettino anche come si comporta l'intelligenza artificiale nei combattimenti e scusate, anche negli scontri. Allora, scusatemi, così aspettiamo il caricamento. Io intanto mi sembra che a livello audio se vada tutto bene, speriamo. Anche il logo sono riuscito a inserirlo, che non copre troppo vediamo un po' se lo posso spostare un pochettino.
fatto una piccola modifica. Ovviamente Brian Fargo è la mente dietro al gioco, in Exile sono i ragazzi che hanno fatto gli sviluppatori del titolo, ovviamente la distribuzione invece è di Deep Silver. Allora ragazzi, il titolo lo vedrete in inglese, ci sono alcune fasi doppiate, però ecco, come vi dicevo all'inizio, sappiate subito che il gioco non sarà clemente, dovete leggere, quindi armatevi di pazienza. Come vedete in basso al vostro personaggio, che comunque potete cambiare, il gioco vi aiuta facendovi vedere le abilità che avete sotto il portrait, ragazzi, le abilità che avete da utilizzare nel dialogo, quindi Smart Ass e Hard Ass in questo caso. Allora, io conosco, diciamo, la storia, quindi non vi faccio leggere tutto, almeno sfruttiamo un pochino di tempo per mostrarvi qualcosa di più nel live. In ogni caso, il generale Vargas ci indicherà che nella zona della Radio Tower si è perso un ranger, non è più tornato anzi, scusate, non è che non è più tornato, in realtà è quello che stanno, quello si è disperso, e quindi noi dobbiamo andare a cercarlo. Allora, il gioco all'inizio vi dà diversi tips che vedete sotto forma di questa specie di, oddio, non mi viene la parola, sono praticamente delle pagine. Sono importantissimi, ragazzi, perché chiaramente vi permettono di poter in qualche modo imparare un pochettino quello che è il mondo di Wasteland e imparare a metterci mano. Quindi vi fa vedere come usare gli oggetti, vi farà vedere tantissime altre cose. Il pannello in basso a sinistra dell'interfaccia vi fa vedere i membri della vostra squadra. A livello centrale abbiamo il tipico menu con arma e tutto ciò che ci interessa dell'arma stessa. E in alto diciamo, quella barra azione in verde è quella che vi fa capire i punti azione che avete. Ragazzi, la prima cosa che posso dirvi a livello console è che il gioco, come vedete, vi fa partire con una visuale decisamente più ravvicinata. Però il consiglio che vi do è di switchare parecchio, quindi con la levetta analogica destra switchare alla visuale più alta. Vi spiego perché. Wasteland comunque è un titolo che vi farà fare diversi encounter, quindi incontri, nel corso del gioco, e fare questi incontri così a testa bassa, caricando come un toro, può essere molto sconveniente, perché il gioco comunque non è facile da assoggettare. Pertanto il consiglio che vi do è quello di o allora facciamo Ordered, che non ho kick ass, niente, non lo posso fare, mi sono scordato di mettere kick ass. Se vi mettete quell'abilità e parlate con lui, vi consegnerà una pistola. Quindi ricordatevelo. Allora, questo invece è lo store, quindi il mercato dove potremo comprare e rivendere ovviamente robaccia. E ecco il camera controls, ragazzi, si divide in tre fasi, quindi abbiamo la videocamera gestibile a 360 gradi con ingrandimento. Se premete il tasto vedrete che si sposta solamente in orizzontale e verticale, mentre invece, se li premete di nuovo, alzate ed abbassate diciamo il report che avete in basso a destra. Allora, per il momento lo teniamo alto, così ravvicinato. Allora, facciamo usare la pala al nostro tank, così vediamo un pochettino cosa troviamo. Quasi sicuramente robaccia. In questo caso potete dividere con due tasti la distribuzione degli oggetti trovati all'interno dell'inventario, come abbiamo visto anche sul PC. C'è una distribuzione intelligente fatta con il tasto triangolo e una distribuzione invece praticamente spot, che vi fa prendere ciò che praticamente lootate lo fate prendere al personaggio selezionato in alto. Io di solito faccio triangolo perché almeno lui distribuisce in maniera intelligente a seconda della gente che può portare più peso, e distribuisce anche a seconda delle necessità di ogni personaggio. Intanto vedo che ci ha raggiunto Bizio. Benvenuto Bizio, come al solito. Ti informo che la versione che abbiamo noi, sì, è in inglese, purtroppo non ci permette di selezionare la lingua italiana.
Anzi, vi faccio vedere pure il menu, già che l'ha chiesto Bizio. Come vedete, il language è semplicemente sbarrato in grigio. E, ho letto però in giro sulla rete che, essendo il gioco presentato anche con diverse localizzazioni, tra cui l'italiano, probabilmente verrà, non so se verrà patchato, ma la versione che verrà acquistata dai nostri, diciamo, lettori, potrà contenere anche tale, diciamo, localizzazione. Anche perché solamente in inglese potrebbe diventare decisamente ostico giocarlo. Andiamo a parlare con Angela, perché Angela faceva parte del gruppo del Ranger scomparso. Quindi noi parliamo con lei, ragazzi. Scusate, ci parlo in maniera molto veramente barbarica, nel senso che premo come un forsennato il tasto X. E come se non ci fosse un domani, perché lei, dopo che ci avrà raccontato tutti i vari problemi che la affliggono, vorrà unirsi al nostro gruppo come follower. Quindi, come, anzi, fatelo anche voi che ci seguite, fate follow al canale e si aggiungerà a noi per darci una mano e cercare appunto il suo ex compagno. Allora, io intanto, ragazzi, premo il tasto touch del nostro controller per andare nell'inventario. Perché? Perché la nostra ladra e il nostro medico, visto che ho scelto il quirk che ci dà più punti, glieli mettiamo fondamentalmente. Allora, abbiamo un punto attributo che aggiungiamo subito a intelligenza, così da arrivare a 10 e aumentare gli skill point che avremo a ogni passaggio di livello. E la navigazione del menu, ragazzi, con il pad è, diciamo, stata decisamente resa semplice. Non è, bisogna metterci un po' le mani, nel senso che, da bravo PCista, io sono abituato a mouse e tastiera, quindi un pochettino mi sono trovato spaesato. Però vi dico la verità, ragazzi, chi invece è abituato con il pad si troverà semplicemente troverà familiarità con i tasti, quindi non avrà problemi. Come vedete, anche la schermata è stata cambiata, nel senso che chi avrà giocato a Wasteland 2 su PC vedrà già le differenze, già con questa schermata. Ma è carino che comunque sulla sinistra ci inserisce queste skill già apprese per darci la possibilità di incentivarle da subito. Io quindi, visto che ho 5 skill point, vedo anche che Luca ci suggerisce di far mettere follow ad Angela, purtroppo non ci può ascoltare, sennò sarebbe. Ha voglia follower presi così. Bisogna vedere se tornano poi a seguirci, Luca, dopo che hanno messo il follow qua dal gioco. Da Wasteland la vedo tosta. Allora, io direi di mettere lockpicking, sicuramente come abilità da incentivare. Io incentiverei anche il danno, ragazzi, quindi l'abilità di utilizzare il fantomatico fucilozzo da cecchino. Con il tasto triangolo confermiamo. E andiamo a vedere se c'è qualche perk disponibile. No, non ne abbiamo, nel senso che non abbiamo punti da usare. Il logbook, invece, ovviamente dal nome è chiaramente il libro delle quest. Quindi lo consulterete praticamente, non vi dico sempre, ma quasi, perché vi darà qualche tips extra su come, diciamo, dove dovete andare e dove vedere le quest. Ah, scusate, non ho messo anche il medico. Io purtroppo mi sono perso. Allora. E al medico mettiamo altra coordinazione, che non ci dispiace, così colpisce un po' di più. Dopodiché andiamo sulle skill e anche qui gli diamo una bella botta di medicina, così che possiamo apprendere il perk on demand, che sembra brutto detto così, ma. E poi mettiamo submachine gun, cioè diamo comunque la possibilità a questi ragazzetti di fare del danno. Confermiamo, vediamo se anche lui ha dei perk. No, quindi andiamo avanti. Allora, selezioniamo la ladra, ragazzi, più che altro perché, avendo più percezione, può rilevare prima eventuali oggetti nascosti. Considerate, ragazzi, che nell'interfaccia PC la percezione poteva essere utilizzata e attivata come un praticamente attivava un range rotondo. Durante la navigazione, se arrivavate vicino a dei posti di interesse, ve li sbloccava. Qui non è così, però comunque funziona anche qui a dovere, nel senso che incentiva l'esplorazione in modo da farvi cercare qualche elemento extra. Oh, e vieni, e dai. Ok. Cavolo, il nostro tank che è scemo veramente fino al midollo. Allora, che troviamo qui? Robaccia, perfetto, tutta roba da vendere poi al miglior offerente, come i soliti trash items. Allora, andiamo nelle wasteland subito, così almeno vi faccio vedere anche la mappa di gioco. Allora, leave,
Ok, dobbiamo andare alla Radio Tower, quindi vediamo un pochettino la mappa dell'Arizona come si presenta, che siamo in Arizona, ragazzi, siamo dei Desert Rangers. Allora, caricamenti abbastanza tranquilli, nel senso che sono permissivi, non alla Bloodborne, diciamo. Questo è importante come paragone. Ovviamente altri tips sulla warm-up, vi indicherà che durante il vostro tragitto potrete incontrare, fare degli incontri random, che ovviamente consistono in a volte ci sono dei vendor, a volte incontrate dei banditi, o vabbè, tutte cose all'ordine del giorno. La radio è importante perché la utilizzerete sia per contattare il campo base sia per fare il level up. Allora, muoviamoci, ragazzi, conosco la strada, quindi non pensate che sia un genio ribelle. E qui troveremo un'oasi importantissima perché ci fa riempire le borracce, perché se non riempiamo le borracce, questo ciò vuol dire morte, perché ci toglie punti vita ogni volta che avanziamo, quindi pensate un po'. La zona invece in alto che vedete è una zona radioattiva, ovviamente a seguito dell'olocausto atomico, e non ci potremo andare. Allora, attacchiamo, combattiamo. Così vediamo anche il combattimento. E per andare, scusate, finisco la piccola cosa che ho iniziato prima, per andare in quelle zone radioattive dovrete comprare delle tute, che ovviamente diminuiranno i danni che prenderete. Cosa importante, ragazzi. Non andate, come vi dicevo poc'anzi, probabilmente lo ripeterò in maniera un po' anche, diciamo, prolissa all'interno della diretta. Il gioco non va preso sotto gamba. Allora, ragazzi, prima che cominciamo il combattimento, importantissimo, grilletto sinistro, quindi tasto L2 per la visualizzazione delle abilità, che vedete sono queste, mentre invece tasto R2 per l'attacco e in questo caso anche il Precision Strike. Vi permette anche di fare il cambio dell'arma, ricaricare, ma ora non serve. Unjam, ragazzi, è quando si blocca, quindi può capitarvi nel corso del combattimento che l'arma si inceppi. Bruttissimo. E allora io vi do subito un consiglio. Aumentiamo visuale. Proviamo a vedere se... Oh, sono avanzato. Che c'è in giro? Per il momento da qui non si vede niente perché ovviamente c'è un campo, un raggio di visualizzazione che non ci permette ovviamente di vedere tutta la mappa. Oh, eccolo qua, un tizio. Perfetto, allora ci sono persone. Quelli che vedete invece di fronte, ragazzi, sono tutti posti dove potrete nascondervi. È importantissimo. E un altro consiglio che vi do, quando approcciate a un combattimento, abbassatevi con il tasto giù delle frecce, non dell'analogico, ma delle frecce. Perché? Perché quando vi abbassate, il vostro personaggio ha più mira. Questa è una cosa che viene sottovalutata, ma vi posso garantire che in questo gioco è fondamentale. Io quindi mi metto qui, mi abbasso, provo a mirare, già mi dà un nemico 73%, incrociamo le dita e spariamo. Oh, preso. Ragazzi, scusate, ma è abbastanza emozionante, una cosa del genere che li misso sempre in maniera pure deprolevole. Allora, qui ragazzi, scusate se vi levo tutti i tips, ma ve lo spiego io, datemi questo piacere e privilegio. Allora, chiaramente ciò che ci indica, beh, penetrazione armatura, c'è cioè di tutto e di più. Dovete leggere, ragazzi, mi raccomando. Comunque, lampadina in basso è il punti azione che vi servono per effettuare eventuali colpi e quant'altro. Danno dell'arma lo vedete in basso, io alzo ancora la visuale, con l'analogico vi spostate, quando vedete quell'iconcina bianca è ovviamente la possibilità di coprirvi dietro a un posto, io ovviamente ci metto il mio tank, dopodiché che faccio? Mettiamo che i nostri avversari vogliono avanzare, che sicuramente ce ne saranno altri, anche perché in alto vedete che nella sezione dei turni ce ne sono almeno due. Io in questo caso che faccio? Visto che ho ancora la possibilità di utilizzare un'azione, perché mi sono mosso nell'area in blu, clicco il grilletto e mi metto in ambush. Quindi utilizzo tre punti azione per poter fare un'imboscata. La stessa cosa la farò con la mia cecchina, che da qui comunque è molto letale, ho notato. Quindi mi metterò in ambush. Abbiamo Remy, che è il nostro leader, che piazziamo in questo caso sempre dietro a un muro, solo che avendo una pistola, come vedete, il range di per colpire
È, diciamo, decisamente circoscritto, ovviamente, quindi direi di in ogni caso farla, metterla in copertura. E poi magari non possiamo fare altre azioni, ma in questo caso aspettiamo. Passiamo il turno. Qui abbiamo un Lucky, quindi Fortunato Tashunka, che è un indiano fortunato. Lo mettiamo in copertura anche egli qui. E per non saperne leggere né scrivere, lo mettiamo anche lui in ambush. Ci manca Angela. Angela, ragazzi, è un ottimo, diciamo, attaccante con il suo fucile. Tra l'altro, ha molti punti di movimento. Anche lei, ambush. Vediamo un pochettino cosa faranno i nostri, diciamo, i criminali che dobbiamo colpire. Allora, mettiamo anche lui. Lo portiamo avanti. Mettiamolo di qua. Ah, facciamo una bella ambush anche da parte sua. Allora, loro non avanzano, quindi avanziamo noi. Ma facciamolo sempre con intelligenza, ragazzi. Non buttiamoci a testa bassa. Allora, facciamo avanzare anche il nostro leader. La mappa non sembra avere zone scoperte. Allora, qui abbiamo il nostro medico che possiamo far avanzare addirittura fino a qua. Quindi 5 punti azione, andiamo in avanscoperta e ambush anche per lui. Come vedete, Angela ha perso il controllo. Si vede che il nostro leader ancora non è abbastanza capace di mantenere serrati i ranghi. Ah, mandiamo il tank in avanscoperta però. E cavolo. Allora, mettiamolo qui. C'ha copertura? No, questo è un garage aperto. Mettiamo di qua. No, qua non c'ha senso, scusate. Mettiamolo qui a copertura. E spostiamolo di qua, va. Così almeno vediamo se c'è qualcuno. Se no, porca vacca, si sono proprio nascosti questi. Sono belli lontani. Allora, anche lei la mettiamo in copertura. La spostiamo di qua. No, di qua col fucile da cecchino non è una cosa saggia. La mettiamo qui. Facciamo avanzare anche lei. Copertura. Ambush, medico, continua ad avanzare. Vediamo un po' se li troviamo, questi maledetti. Angela adesso si fa comandare da noi, ottimo, la mettiamo qui. E anche lei in ambush. Allora, tank, muoviti di qua che forse li troviamo. Oh, eccoli qui. Abbiamo un tank. Ah, mancato. Però come vedete, ah, ammazza la sfiga totale. Oh, brava, ci ha pensato la nostra cecchina. Brava, ignorante. Allora, attacchiamo. Possiamo attaccare. Sì. Eccolo là, senza inceppata l'arma. Ok, niente, abbiamo perso il turno. Allora, 65%, vediamo un po' se col precision strike possiamo fare qualcosa. 7% colpo in testa, 37%. Proviamo a fare un colpo preciso. Niente, mazza. Andata male male proprio, eh. Allora, il nostro leader però con la sua pistola può andare vicino. E adesso gli facciamo del male, 57%. Oh, bravo. Anche tu, 70%, fai il medico serio. Bravissimo. Ok, abbiamo concluso il nostro scontro. Ovviamente il gioco ci indica la possibilità di trovare diversi oggetti all'interno dei cadaveri dei nostri nemici. Di solito è robaccia. Oh no, però qui sorge un kit item ottimo. Andiamo avanti, vediamo un pochettino cosa hanno loro due. Perfetto, spazzatura. Considerate, ragazzi, che nelle zone degli incontri non si trovano molto spesso oggetti o container da aprire. Io me le sono esplorate varie volte, ma niente di troppo eccezionale. Quindi direi di tornare nelle wasteland.
finiamo l'incontro e andiamoci, procediamo verso la Radio Tower. Così cerchiamo di indagare un po' sull'accaduto. Allora, vediamo un pochettino. Ovviamente il gioco ci consiglia di fare eventuali check per trappole e quant'altro. Ecco qui la Radio Tower, entriamo. Ovviamente ragazzi, anche qua è importante procedere con cautela e soprattutto procedere intelligentemente. Questo è quello che vi farò vedere adesso, è un primo esempio, che chiaramente è cambia le modalità d'approccio, è chiaro. Però il suggerimento che vi do è sempre quello di non buttarvi nel combattimento, ovvero Wasteland non è un gioco dove più combatti, più sei fico, eccetera, eccetera. Bisogna sempre avanzare con un po' di cautela. Allora, qui come già vediamo macchie di sangue, vuol dire che il nostro amico non ha avuto una buona. Non ha avuto. E infatti qui c'è la stella da Ranger, che tra l'altro ci ha dato esperienza, ottimo. Allora, avanziamo di qua. Vediamo un pochettino. Ragazzi, con il tasto con il pad, diciamo il tasto su del pad, potete vedere la mappa. Allora, vediamo che lì già c'è gente. Andiamo avanti con il nostro leader. E vedete un po' il tizio Spike Alpha, tra l'altro, qualche siringa in mano. Allora, io direi di usare direttamente un. Vedete, Tardass ce l'ha la buona Angela. E direi di fare subito. Potremmo fare una bella cosa. Perché loro ci stanno minacciando, ma credo non siano nella posizione di poterlo fare. Quindi possiamo o minacciarli o possiamo essere intelligenti. Possiamo mandarli alla città dei Ranger, probabilmente li faranno secchi. Allora, proviamo a essere intelligenti, direi di sì. Anzi, ci ripenso. Ah, tra l'altro pensate, ci ha mostrato anche una zona dove c'è una reliquia segreta. Perfetto. Allora, direi di proseguire. Tra l'altro, ragazzi, considerate che in questa Director's Cut è stato rivisto un pochettino il comparto tecnico. Hanno migliorato le texture di gioco, come potete vedere, e hanno anche migliorato il comparto di illuminazione e delle animazioni dei personaggi. Ora è un po' più pulito del precedente Wasteland che abbiamo visto su PC. Allora, vediamo un pochettino se esaminiamo questo posto. Ducktaped, vabbè, praticamente è un transistor di una torre radio. Vediamo se possiamo fare qualcosa. Sì, lo possiamo riparare meccanicamente con la nostra ladra. Vediamo un po', un buon 77%. Perfetto, ragazzi, abbiamo riparato. Buono perché ci dà esperienza. Quindi continuiamo a esplorare. Come vedete adesso in alto a destra compariranno dei messaggi che ovviamente sono possibili da vedere. Collezioniamo una parte del logbook di Ace e ci dà altra esperienza. Ovviamente ragazzi adesso so dove sono le cose, non è che sto chiaramente poi esplorando, troverete tantissima roba. Io poi sono un amante del. Mi piace andare in giro e vedere di tutto e di più. Allora, andiamo di qua, vediamo se troviamo qualche cosa. Continuano le tracce di sangue. Qui non c'è niente, saliamo di qua. Oh, Raziel, buongiorno, benvenuto. Grazie di venirci a seguire anche per questa diretta, un po' più meno animata di ieri. Spero che ieri sia andato tutto bene e che sia riuscito a giocare con i nostri colleghi. Allora, usiamo la pala. Vediamo che troviamo. Beh, una pipe bomb, ottimo. Andiamo qui dentro, che è una caverna, vediamo che c'è. Già che ci siamo. Allora, qui c'è il primo tostapane e c'è un altare. L'altare di solito, ragazzi, quando lo esplorate, vi dà delle cose. In questo caso uno skill point, ottimo. Vediamo chi poteva riparare i tostapani, che di solito all'interno nascondono delle ricompense. Delle ricompense abbastanza particolari e speciali. Eccolo là. Ragazzi, fallimento critico. Il fallimento critico purtroppo è una di quelle situazioni in cui il vostro personaggio
fallisce così miseramente da creare praticamente una reazione inaspettata. In questo caso l'ha fatto esplodere. Quindi io direi di curarci prima di tutto. Quindi Field Medic, partiamo. No, facciamo col Pocket Medic Pack. Anche perché fra poco probabilmente dovremo affrontare uno scontro, pertanto è sempre meglio essere preparati e non andare, come dicevo poc'anzi, a testa bassa. Allora, con i grilletti, ragazzi, R1 e L1 potete cambiare il target delle vostre cure. Io direi di andare avanti a curare il nostro medico, che è bene che resti vivo, e poi curiamo la nostra ladra sperando di avere un altro medic pack. Sì, ce l'abbiamo. Ragazzi, fate attenzione, non... La selezione del personaggio avviene prima della selezione dell'abilità, quindi fate attenzione a cosa selezionate, perché se andate di fretta vi seleziona il primo personaggio che magari non è gravemente ferito, in questo caso il tank, perché il tank possiamo curarlo magari con le pasticche. Ecco perché vi dico così, che curano di meno, però quantomeno non ci fanno sprecare un medikit che a volte sono utilissimi. Allora, 12 XP, comunque molto positivo. Non, una volta che facciamo fallimento critico, non possiamo usare l'abilità nuovamente. Infatti, vedete 0%. Pertanto, questo bel tostapane lo lasciamo di qua. Fino a che le nostre giunzioni astrali non migliorano, per farci ottenere magari un nuovo punteggio di caratteristica, una nuova ricompensa. Proseguiamo di qui. Qui troviamo una gamba di metallo, una gamba artificiale, fondamentalmente appartenente a un cyborg, questo lo vedremo più avanti. Seguiamo le scie di sangue per arrivare a questa costruzione dove ci sono due container, un container medico, ottimo. Quindi dove abbiamo cose ottime. Ragazzi, vi consiglio sempre di esaminare prima, perché quando esaminate, poi cliccate il grilletto superiore sinistro e vedete se un oggetto può essere aperto e contiene qualcosa di particolare, c'è una trappola, eccetera, eccetera, eccetera. Passiamo un secondo al nostro tank, perché abbiamo trovato un'arma da taglio, un bel falcetto ignorante che è 11-14, ottimo. Lo equipaggiamo subito come arma primaria, così mettiamo ignoranza. Aggiungiamo ignoranza al nostro personaggio, dia guarda che robetta. Continuiamo ad andare avanti con il nostro e seguiamo le tracce fino alla stanza, a questa caverna, che all'interno non si sa cosa troveremo. Allora, io in realtà lo so, però, come vi ho fatto vedere prima, cavolo, ho sbagliato. Andate avanti con l'altro grilletto, ancora non è esplorabile. Quindi fate questo, arrivate a un certo punto, cliccate il grilletto, non ci dà nemici, riproviamoci, clicchiamo, target, ci abbassiamo, 88% ragazzi, ci abbassiamo, 98%. Possiamo provare un precision strike allora. Quindi vediamo un pochettino. Colpo alla testa 40%, 70% torso. Reduce chance to hit 65% e riduciamo la possibilità di colpire. Che questo è ignorante. Però ragazzi, attenzione perché ok, la percentuale. Vai. Olè, non gli ho tolto niente. Però quantomeno gli ho tolto possibilità di colpire. Questa è una cosa buona. Allora, Angela, c'hai un 80% di colpire, però ragazzi, attenzione perché in linea retta il vostro personaggio può colpire anche un suo compagno. Quindi anche qui vediamo se col Precision Strike possiamo fare qualcosa. 23%, 48-53, però almeno gli riduciamo l'armatura. Ecco, però riprendiamo il Precision Strike. Ammazza, ho capito Angela, è datte fuoco, non lo so. Allora, andiamo ad attaccare il buon Rospone. Ho capito però pure voi, eh? Allora, la ladra si deve assolutamente spostare, deve andare via, perché ha una buona capacità di colpire, ma con il fucile da cecchino è completamente inutile in questo caso.
la nostra, il nostro leader lo spostiamo leggermente, lo facciamo indietreggiare un pochettino, 3 AP, e lo facciamo sparare, 58%. Non ci posso credere. Il nostro medico lo facciamo muovere, almeno così non spara al nostro tank, 15% è una cosa, una bestemmia, 85%, abbassandosi, almeno così, vediamo se c'ho l'ambush, no, purtroppo quando ci abbassiamo ancora, no, ci ha tolto l'arma, bastardo, mi sono scordato questa cosa del rospo, vabbè Angela, andiamo, 80%, ma fai la seria. Allora, lui ci ha tolto l'arma, quindi teniamo premuto quadrato e selezioniamo la nostra mazza. Vai, rompilo! Ho capito. Oh, bravo tank! Allora, cara, hunting rifle, ho un colpo, 63%, io direi di abbassarmi. Buon 73%, steccalo. Brava, 18 punti. Non posso, ricaricherò più tardi. 58% ci abbassiamo anche con il nostro leader e leviamo più punti possibili. Bravo. Dai ragazzi, 95%. Ci siamo quasi. Oh, che mi ha tolto pure questa. Oh, brava. E vai. Allora, diciamo ragazzi che abbiamo avuto poche perdite. Questa è una cosa molto buona. Ovviamente siamo arrivati al level up, ve lo farò vedere, ammazza solo il nostro leader, c'è il level up. Allora, riprendiamo la roba, cosa importante perché mi hai tolto il mio falcetto, maledetto tu sia. Teniamo ovviamente la come secondaria, la mazza come secondaria, dopodiché passiamo ai nostri... Oh, scusate, passiamo ai nostri compagni, vediamo un po', qui non c'è niente di che. Fucile da cecchino, ottimo. Io direi che al nostro medico, quasi quasi, gli sposto la mitragliatrice. Ricarichiamo a tutti le armi, torniamo con la nostra ladra e avanziamo a cercare quello che c'è di qua. Allora, apriamo. Repeater unit, ottima. Praticamente sono delle unità che possono essere applicate a delle stazioni radio. Ok, abbiamo trovato il robot a cui apparteneva la gamba. Troviamo anche l'altro pezzo di logbook appartenuto ad Ace. Anzi, gli altri due pezzi che ci portano anche a un Rail Nomad Camp. Vabbè, Angela si sta praticamente buttando giù per la morte del suo compagno. Qui abbiamo preso tutti gli indizi disponibili e io ragazzi direi che, visto che siamo saliti solo con il nostro leader, potremmo andare fuori a spaccare i ragazzi della banda di criminali, anche perché ora vi farò vedere. Andiamo a guadagnare un altro po' di punti, va? Perché esplorare ogni mappa è fondamentale. Allora, di qua facciamo ah, ci dice già qualcosa. Scusatemi ragazzi se il logo copre leggermente il log, ma lei ha trovato una trappola. Quindi andiamo sulle demolizioni, tank, fai il serio e soprattutto non fallire. Ottimo, dopodiché facciamo un lockpicking con un 92%, quindi abbiamo disinnescato la trappola esplosiva, adesso apriamo la porta, benissimo, e andiamo a vedere che c'è qui dentro. Due casse, esaminiamole, vediamo un po' se vanno aperte, no, quindi cassa di munizioni, ottima, esaminiamo anche questa, invece va aperta con una buona abilità di lockpicking, altrimenti c'è la possibilità di distruggere. Oh, bene, submachine gun. Potrebbe essere utile per il nostro medico. Allora, andiamo, vediamo se il medico
ha bisogno di questa mitragliatrice. La nostra leva 4-6 di danni, questa 7-8. Beh, cavolo. Allora, equipaggiamola. Perché poi comunque venderemo l'altra. E proseguiamo qui in basso. Come vedete, ragazzi, ci sono altri membri di questa gang. Il problema è che vedrete più avanti che questi maledetti infami hanno ucciso delle persone a sangue freddo. Quindi noi, visto che siamo un po', a parte portatori del bene supremo, ma anche non ci piacciono questi soprusi, io adesso innanzitutto scavo una bella buca per vedere cosa trovo. Oh, abbiamo trovato un weapon mod. Questi modificatori, ragazzi, erano presenti anche nel gioco, diciamo, nella versione PC. Servono letteralmente per modificare alle armi e aggiungergli particolari abilità. Allora, visto che era per la pistola, vediamo un pochettino. Ecco, meno 4% di possibilità che la pistola si incastri. Attacchiamo il mod, mettiamolo alla submachine gun, va? Poi andiamo sempre con la nostra ladra, vediamo di qua cosa c'è. Come vedete, ecco i cadaveri di questi poveracci, di questi poveri cristi. Allora, il tizio è di là. Io quindi faccio una bella azione tattica. Mi metto, perché fortunatamente il tizio non ci attacca, eh. Allora, lui è troppo vicino, quindi lì abbasso. Tra l'altro, ragazzi, se premete il tasto di il Vi voglio bene, aiutatemi. Se premete l'analogico sinistro una volta, potete spostare un personaggio singolo. Questa è una cosa ottima. Perché vedete, io me li acchitto proprio, visto che sono un infame infamoso. Me li metto in copertura, li abbasso perché chiaramente è importante per la mira. E dopodiché, visto che sono ancora più infame, metto il tank e vado a dargli una mazzaroccata tra capo e collo. Ti è beccata sta selegna, pam! Gli ho segato una gamba, ecco, vedete? Importante, perché ora il tizio, come vedete, sono già, tra virgolette, belli puntati. Ecco, dai, Angela, fai la serie. Brrr, ammazza, è esploso. Non mi aspettavo questa. Ecco, andiamo a prendere sto tizio, ah, mo gli vado proprio lì e lo squarcio. Vieni qua, con quei capelli ridicoli. Vieni, vieni. Adesso speriamo che il nostro amichetto scappi dalla copertura. Facciamo avanzare il nostro leader, perché se scappa dalla copertura lo seguiamo in maniera proprio blasfemi. Allora, lui è molto coperto, quindi è inutile sparare. Mettiamo l'ambush. Porca miseria, oh, e chi se l'aspettava? Dagli, Angela, oh, però è rotto. Guarda, guarda, guarda. Cioè, ha fatto un casino. Vabbè, finiscilo. Tank. Bravo. Come vedete, ragazzi, il combattimento si è risolto in maniera anche decisamente pregevole. Cioè, abbiamo perso poca vita, perché l'ha persa solo il nostro tank. Abbiamo trovato junk. Buono. Junk. Però qui c'è altra roba medica. Vai, tutto il nostro medico. Ovviamente ripremiamo il tasto così tutto il gruppo viene con noi. E direi che è opportuno, visto che questi erano dei maledetti che hanno fatto quello che hanno fatto. Ricarichiamo le armi, ragazzi, ricordatevelo. E andiamo pure a far secco il nostro amico panchettone che abbiamo incontrato di qua. Allora, l'approccio ci conviene farlo. Ovviamente, non dico alle spalle, però visto che. Perché ragazzi, allora, non fate l'errore, vi prego, di fraintendere questo tipo di azioni. Cioè, in questo caso, noi siamo riusciti a risolvere la situazione con il dialogo diciamo, poc'anzi. Era ovvio che se andavamo a dialogare e le funzioni di dialogo fallivano, era tutto un cavolo. Cioè, avevamo praticamente perso la possibilità di. Qua, abbassati, tu dopo ci servi, tu mettiti di qua,
Cioè, essenzialmente, se fallivamo le opzioni di dialogo, ovviamente non era possibile fare tutto questo, ragazzi. Quindi evidenziate bene la situazione. Cioè, non pensate che sia semplice il gioco o che io lo stia banalizzando. Immaginate più che altro che può essere difficile gestirlo nel momento in cui non potete acchittarvi lo scontro. In questo caso possiamo farlo per le ragioni che vi ho detto poc'anzi. Allora, io direi di, visto che il medico sta in una situazione e lì ci sono pure i cani. Ah, però lì ce n'è un altro. Quindi qua. Abbassati, Jack. Bravo. Piazzata, piazzata. Andiamo dal tizio. Vieni qua, Jackie Brown. Mo te fascio secco pure a te. Vai. No! Assurdo, liscio, clamoroso. Allora, chi è? Angela. Angela, 80%, 68, qui sono ancora molto lontani. Io ti lascio in ambush. Porca vacca, il cane. Allora, tank, meglio il cane o meglio l'avversario? Allora, l'avversario, il cane è più debole. Quindi seguiamo il cane. Bene. Poi seguiamo questo. Bravo, mamma mia, con quel falcetto sei di una cattiveria inaudita. Oh, anche lui col macete però. C'è pure questo col macete. Ah, e adesso però mi diverto perché ho la. Ah no, è il leader. Allora, il leader stranamente c'ha il 65% sul cane. A questo punto approfittiamone. Spariamogliene un'altra. Benissimo. Lo so, ragazzi, adesso tutti gli animalisti grideranno alla terribile evazione che ho fatto. Cattivissimo. Bravo medico. Beh, che non glielo fai un 75% facendogli un precision strike e provando la testa? Oddio, ho beccato Angela dietro, non ci posso credere. Queste sono cose che trascendono. Ah, ti sei fatto la copertura, maledetto tu sia. Bene, ma visto che io sono più ignorante di te, mi metto nell'altra copertura. Provo ad attaccare. Perché ho fatto questa cosa? Però allora Angela, se non mi ricordo male, aveva l'altra arma. No. Vabbè. Mena gli Angela, fai la cattiva. Angioletta, vai. Oh bene. Allora, tu sega questo per favore. Vabbè, ho capito. Oh, e dai. Bravo. Leader, ci serve il tuo aiuto. Vatti a postare qua. Così hai una buona copertura. Dopodiché spara questo panchettone. Allora, facciamo gli ignorri. Quindi, cerchiamo di essere propositivi. Vediamo se lo posso beccare. No. Quindi lo metto in ambush. Metti che cerca di scappare. Te, allora, quanto hai di possibilità? 23%. No, non c'è, non è minimamente commensurabile. A meno che non ci mettiamo di qua. E proviamo ad attaccarlo. 23%. No, molto rischioso. Ambush. Allora Angela, capisco tutte le tue ragioni, però vatta a coprire per favore. Spara a questo Cristo. Vendicati. Brava Angela. Cattiva Angela, bravo. Intanto vedo che Yesterday's Hero, welcome. Really looking forward to playing this. Yeah, of course and truly. Quindi, collect. Abbiamo junk, medic, junk, junk. Perfetto, tutto junk. Torniamo nei ranghi. Almeno io dico una pistoletta ce la potevi dare. Considerate, ragazzi, che le ricompense aumenteranno.
più avanti. Allora, visto prima di curarmi, vedete le stelle da Ranger in basso a sinistra, quindi chiamiamo la base, facciamo un update sulla situazione di Ace, ci verranno indicati due diversi campi che sono Hypool e l'AG Center, che sarebbe il centro agricolo. Quindi, ovviamente chiediamo informazioni al nostro capo e saliamo di livello facendo un'altra volta la chiamata. Ok, perfetto. Quindi abbiamo un level up. Allora, partiamo dal nostro leader. Nessun punto caratteristico, ovviamente. Abbiamo 4 punti però per learned skill. Quindi gli mettiamo. Allora, intanto facciamo i seri. Quindi, leadership prima di tutto, per migliorare la possibilità di. E shotgun perché ci sbloccano il perk Careful Hunter. Vediamo un po'. Sì, non ci abbiamo perk disponibili, quindi non lo possiamo mettere. E cambiamo. Ok, fucilazzo e carica. Brava. Dopodiché passiamo al nostro tank. Andiamo nella zona delle skill. Allora, Bladed Weapon ce l'abbiamo già tirato su, quindi io direi di alzare Demolition e Blunt Weapon. No, alziamo Demolizioni. Diventiamo seri in qualcosa. Confermiamo. Poi, scusate, io purtroppo sbaglio tasti. Ladra. Oh, 7 punti. Ottimo. Sniper. Andiamo sull'alarm disarming. E percezione ci potrebbe aiutare. Ma per il momento metterei mechanical repair. Così andiamo sul sicuro. Confermiamo. Dopodiché medico, 5 punti, mettiamo il toaster repair e il surgeon. Vai. Ok, non abbiamo perk disponibili per nessuno, quindi andiamo avanti. Allora, ovviamente ragazzi, consigliatissimo il salvataggio. Quindi quando diciamo conseguite uno scontro, andate avanti nella storia, salvate. Io rimetto la visuale da vicino. Yesterday's, if you have any question, please just do it. And I'm trying to answer you. Ah, in English. Un errore così, messo sul. Cioè, ragazzi. Errore, boom, errore in diretta che vedrete fra poco. Sto rilanciando il gioco, ragazzi. Probabilmente può essere relativo a qualche aggiornamento che ancora manca al titolo. Però, peccato, ci dispiace per la breve interruzione. Ovviamente vediamo subito se c'è l'autosave. Mazza, l'ho detto prima di dirlo, non ho salvato, perché volevo mantenere il salvataggio mio. Bravo, complimenti Simone. Allora, ah, ma tra l'altro ragazzi, siamo veramente. È volato il tempo perché vedo che sono già le 2:40. Allora, vediamo se riesco a fare un altro combattimento. Allora, magari prendendo il mio gruppo, andiamo sul load. Allora, c'è l'autosave con la radio tower, ma non ce la prendiamo. Andiamo a Hypool, che è il mio salvataggio. Anzi, uno dei miei tanti salvataggi perché ne ho fatti più di uno. Vi prendo praticamente, questo è il mio quinto try. Quinto try no, che ho finito il gioco 5 volte, ma quinto try perché ho cancellato rifatto, poi ho ottenuto un salvataggio fino in fondo, l'ho cancellato per sbaglio, perché ero pure arrivato avanti. Solo che purtroppo per la fregola di salvare, ecco pure un'altra cosa che vi consiglio di fare attenzione, per la fregola di salvare ho sovrascritto l'altro salvataggio avanzato e quindi sono rimasto con praticamente le urla.
Allora ragazzi, io qua sto in un'altra zona un po' più avanzata, ma vediamo un po'. Ok, ovviamente il party è completamente diverso, ma diciamo a livello di abilità cambia poco. Questo ragazzi è un problema della sovrapposizione della telecamera, nel senso che purtroppo in alcune zone si allontana troppo perché vuole sovrascriversi ad alcuni pattern del terreno e quindi crea quello che avete visto. Allora, qui abbiamo trovato un altro robot distrutto. Vediamo un pochettino se c'è altro in questa zona prima che me ne vado. Così magari vi faccio vedere un altro scontro oppure facciamo qualcosa di diverso. Allora, qui scendiamo. Così abbiamo un quarto d'ora. Tra l'altro, ragazzi, comunque notate la customizzazione. C'è, aspettate, metto la ladra, che in questa partita era lei. Lockpicking 93%, perfetto, possiamo aprirla. Ovviamente, ragazzi, nelle partite più avanzate abbiamo armi un pochettino più potenti. Guardate questo fucile da cecchino che leva 48. Anzi, fatemelo ricaricare. E poi altra cosa buona è che abbiamo diverse abilità. Come vedete qui ho alzato, diciamo, abbastanza molte abilità. Quindi andiamo avanti. Qui c'è una cassaforte che può essere aperta. No, c'è un allarme, quindi disinneschiamo prima l'allarme. Sperando che non avvenga un fallimento. Perfetto, anzi ha fatto l'aperta subito. Allora, niente di che, abbiamo trovato munizioni per le armi energetiche, poca roba fondamentalmente, anche perché non le utilizzo io in questa partita. E andiamo avanti, qui non c'è nulla, vedete che a volte girando la telecamera avviene questo, un po' rognoso. Ci siamo riaddrizzati, ripassiamo di qua, vediamo se c'è qualcosa. Ah, encounter, vedete? Ero sicuro di aver pulito, e invece no, non avevo pulito. E come vedete in questo caso, tra l'altro il tank è pure mezzo ferito. Vabbè, facciamo una cosa allora, mettiamo il tank qui. Per il momento gli facciamo utilizzare. Non ce l'abbiamo? Non c'ho abbastanza punti. Action point. Angela pure la mettiamo di qua. Per il momento è coperta. Poi dopodiché prendiamo lei, che ha un fucile a pompa. Vediamo se tante volte dovessero avanzare. Lei ha una mitragliatrice. Allora, 42% la nostra cecchina, 92% direi. Ok, era un colpo quasi sicuro. Leader, muoviti in avanti. Cerchiamo di fare qualcosa di utile, un buon 73%, approfittiamone. Ok. Ah, è sempre lei. Tu invece dirigiti di qua, caro il mio tank, e mettiti in retroguardia. Angela, muoviti in avanti. Tra l'altro ottimo perché abbiamo molti punti azione, quindi gli diamo una bella palancata in testa. Come vedete ragazzi, in questo caso la partita è un po' più avanzata e notate che ci stanno già diversi bonus. Allora, curiamo il nostro amico. Perfetto, come vedete avevo alzato il Queer Con Demand, quindi è riuscito a curare un po' di più. Tutta robaccia da vendere, buttare. Ritorniamo sulla ladra, che ovviamente ha un livello di percezione migliore degli altri, quindi può vedere cose che
gli altri non possono vedere, ha bevuto un filtro di grosso guai a Chinatown. Passiamo di qui, vediamo se c'è altro. Nemici non ce ne sono. Ecco qua, vedete? Queste sono. Che tu sia maledetto. Male vuoi? Ti vuoi avvicinare? Vedete perché pure? Un'altra cosa, ragazzi, che non sto facendo, purtroppo per la fregola della diretta, è quella di andare. Certe volte vado con. In teoria dovremmo prendere un solo personaggio, avanzare con il medesimo, rompere questa cancellata, però non lo posso fare con la ladra, quindi rompiamo la cancellata con il primo maledetto che, ecco, Angela, cafona. Allora, vai a disinnescare quella trappola. Speriamo che Dio ce la mandi buona, perché prima abbiamo preso la mina. Speriamo non faccia un fallimento critico. Andiamo avanti. C'è l'altra trappola. Ok. Penso. Oddio, ti prego, non ti muovere. Vai molto lentamente, bravo. E disinnesca, bravo, successo critico. C'è altro in giro? Di qua no, e te pare? Quelle le abbiamo disinnescate. Qui non c'è nulla, incredibile, non ci credo. Un'altra. C'è del sangue. Ammazza. Però qui c'è una cesta. Ottimo. Ok, penso che qui siamo tornati nella zona, quindi tutti, facciamo dai su. Bravo. Allora. Bravo. Complimenti. Hai fatto veramente la scena migliore. Facciamo salire il medico. E andiamo avanti, ragazzi. Così direi che possiamo anche tirare le somme su quello che è il gioco, su come si presenta e tutto il resto. Anzi, comincio da subito, così almeno andiamo con tranquillità. Allora, ragazzi, innanzitutto vi ringraziamo della vostra presenza nel live, che ci avete seguito, mi raccomando. Anzi, non solo fate follow al canale, ma tornate a seguirci, perché faremo moltissime altre dirette dedicate al mondo dei videogiochi. Quindi vabbè, questo è assodato e ve lo ripeto come sempre. E altra cosa importante, ragazzi, per trarre le conclusioni su Wasteland 2. Allora, il nostro articolo è disponibile sul nostro sito, che è www.gamesurf.it, ma ovviamente io approfitto gentilmente dell'account redazionale per inserirvi il link in chat. Dopodiché, oltre a vedere quindi le nostre opinioni sul titolo, vi consigliamo chiaramente di avvicinarvici solamente se siete chiaramente degli appassionati. Perché? Perché il Wasteland 2 è un gioco, diciamo, come è stato definito da molti, ma quindi cogliamo anche noi la per definirvelo, è un gioco molto hardcore, cioè anzi è un gioco di ruolo molto hardcore, che chiaramente vi metterà di fronte a moltissime situazioni spiacevoli, a moltissime situazioni difficili da affrontare, e pertanto il suggerimento è quello di mettervi con molta calma di fronte al titolo, perché sappiate che c'è veramente moltissima roba da
da leggere, moltissima roba da imparare per gestire meglio i personaggi e le schede, però chiaramente il piacere di noi, soprattutto di me che sono un amante di questo tipo genere di titoli, è la, diciamo, la voglia degli sviluppatori di portare un gioco così di nicchia anche all'interno di una console come PlayStation. Vabbè, il gioco uscirà multipiattaforma next gen sia PlayStation 4 che Xbox One. Tra l'altro anche il prezzo, ragazzi, una quarantina d'euro mi ha, diciamo, personalmente sorpreso, considerando che ultimamente comunque, a parte che i giochi costano molto, io non mi sono messo. A parte che i giochi comunque a livello di copia retail costano molto, però è piacevole vedere che vogliono portare comunque anche giochi di questo tipo sulle console. Chiaramente verrà acquistato e cercato da giocatori di nicchia, comunque giocatori appassionati del genere, perché è difficile vedere persone attratte da questo tipo di giochi, novizi, scusatemi, attratti da questo tipo di giochi. È pur vero che comunque un giro per le wasteland non lo si nega mai. Altra cosa, ragazzi, che vi consiglio di fare è quella comunque di venirvi a rivedere la replica, se vi siete persi la diretta, così che io intanto spacco, mazza, io ho dato una fucilata in panza di tutto rispetto, di venire a seguire la nostra replica, che comunque abbiamo dato qualche tips sulla natura del gioco. E dopo che finiamo questo scontro, ragazzi, io direi che possiamo chiudere. Ah, possiamo chiudere la diretta. Mi abbasso e ti sparo in faccia. Veramente, ti faccio proprio del male. 36%, dai. Ah, mamma mia. Male, male, male. Cioè, io ho tolto tutto, il mondo io ho tolto. 148 di danno è tantissimo. Lui invece va col suo coltellaccio che ho comprato da poco. Tiè, oh, robetta. Perfetto. E allora, ragazzi, sulle note di questa vittoria, che fortunatamente ci farà collezionare la bellezza di robaccia, come al solito. Però meno male che ci stanno i medipack, così almeno ci possiamo curare. E sulle note di questa vittoria, ragazzi, io direi che per il momento è tutto. Non ho avuto conferma perché ero in live insieme a voi. Non ho avuto conferma di un'eventuale diretta anche per questo pomeriggio. Ma tenete d'occhio il nostro canale, tenete d'occhio il sito che vi ho detto poc'anzi, perché quasi sicuramente andremo online e vi faremo vedere qualcosa di nuovo riguardo i giochi in uscita e anche riguardo giochi diciamo relativamente vecchi. Con questa, diciamo, ultima esposizione vi invito a venirci a trovare domani sera. Perché? Perché personalmente vi farò vedere Fallout 2, visto che stiamo facendo un road to review, chiamiamolo così, perché non vediamo l'ora di avere il gioco, il quarto capitolo della saga tra le mani. Stiamo aspettando l'uscita di Fallout, quindi stiamo rivivendo un po' tutta l'epoca videoludica che diciamo è seguita con il gioco. Pertanto, siateci anche domani. Vi ricordo che Fallout 2 ancora mantiene la visuale isometrica che vedete in questo Wasteland e mantiene le meccaniche di gioco viste adesso, quindi se vi piacciono, penso che farà il caso vostro venirci a seguire nella nostra live domani alle 18:30. Quindi ragazzi, per il momento è tutto, io vi saluto, e vi ringrazio, grazie Raziel che ti vedo online, che ci saluti in chat, e spero che ci sarete anche alla prossima. Grazie ancora. E buona giornata, ragazzi. Ciao a tutti!